miei, Cristian e Filippo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Oggi ci faranno provare un vino che definirei speciale. Speciale. Grande. Filippo, cos'è? Allora, Masciarelli, siamo un'azienda in Abruzzo. Masciarelli è un'azienda storica, specialista nel Monte Pulciano, e qui abbiamo il suo Monte Pulciano. D'Abruzzo. D'Abruzzo Doc. Altrimenti no. Esatto. Quindi, il Monte Pulciano d'Abruzzo, in Abruzzo, nel 2011, 13 gradi di un'azienda decisamente importante. Monte Pulciano, qui è un vitigno che ti piace? Monte Pulciano mi piace perché ha il colore del vino, che andiamo a vedere adesso, è quello del vino rosso. Sì. Colore da usare, vorrei dire, sarebbe un colore da usare in pittura, un bel rosso lumino, qualche riflesso ancora violaceo. Violaceo del vino nuovo, ce l'ha assolutamente, però è bello consistente, gira molto bene il bicchiere, sì. E ti invita a bere un colore del genere. Infatti io sono già ad annusarlo. Esatto, cioè che avevi già bevuto, non sono molto. Mamma mia, sentori meravigliosi, frutta, ciliegia. Amarena, ribes leggermente, qui c'è si sente, una particolare, esatto, un insieme di frutta rossa, sì. Chiaramente, perché qui è l'esplosione di frutta rossa, sì. Un finale anche, io non essendo un fumatore, ho sentito un po' sentito, una foglia di tabacco leggerissima, molto piacevole, in fondo, bellissima, sì, una foglia di tabacco, quel che ti affumica, esatto, subito. E lo beviamo, cosa dici? Qui lo è, ti riesci andato. Io sono già andato, ragazzi, è irresistibile questo vino, come il Pandoro per il Natale. Ottimo, direi di grande equilibrio. Ok, secco, sì. Secco, già morbido. Morbido. Non eccessivamente caldo. Il naso, perché... il naso questo? Assolutamente sì, qui sia sempre la frutta, sia sempre questa intensità che abbiamo al naso, ce l'abbiamo anche, in bocca. Sì. E... poi cosa dire di questo vino? Direi che avvolge, molto avvolgente, davvero il palato rimane graziato. Quando si dice equilibrato, questo è l'equilibrio del vino. Ci sono tutte le componenti che vivono, diciamo, all'interno del bicchiere. È un vino che non ha disarmonie, armonico al 100%, piacevole. Un signore. Ragazzi, una domanda, è un vino che possiamo tenere in cantina oppure conviene berlo? O in quanto tempo conviene berlo? Io un paio di anni. Diciamo che Masciarelli ha tre step, questo diciamo è il suo primo step di grande qualità, un paio di anni dal momento in cui l'acquistiamo, dal momento in cui la già pronto per berlo, può stare comunque, non sicuramente troppo lungo. Non 20 anni, non 10, ma probabilmente insomma 2-3 anni volentieri. 16-18 gradi, sì. Abbinamento. Io? Io qui ci mangio le spagnole. Io qui ci mangio del coniglio come. Coniglio della nonna Silvana, che è mia nonna, e salta donna, sì. Olive nere e capo. Coniglio, olive nere e capo. Amici miei in vino. Meraviglioso. Ricordate, con solo 19,90 di metterci alla prova. Diventare, se volete anche voi, capire un pochino più del vino e poterne godere così al meglio. Sì. E madeinvino.com, andateci subito e abbonatevi. Abbonatevi. Cin. Ciao a tutti.